Buonasera a tutti. Il titolo della conversazione di oggi è Il profondo digitale. Allora, presenta Francesco Frigioni, che è psicologo, psicoterapeuta, psicodrammatista, analitico junghiano. Insegna psicodramma presso la scuola di specializzazione in psicoterapia psico-humanitas. Tutto psico. Infatti è un sciolilingua. Forma allievi psicoterapeuti, insegnanti ed educatori. Progetta e realizza interventi di prevenzione nelle scuole e iniziativa psico-socio-culturale sul territorio. È membro del Centro Studi di Psicologia e Letteratura fondato da Aldo Carotenuto ed è un comitato direttivo della nostra rivista del CSPL. Ha fondato e dirige la rivista Anima Mediatica e ha pubblicato numerosi articoli scientifici e di divulgazione psicologica e il libro di racconti Le ragioni nascoste. Adesso ci parlerà del Deep Web. Grazie Virginia, soprattutto anche grazie, diciamo, dell'esserti districata con tutte le psi che c'erano in questa scheda. Io ogni tanto darò un'occhiata ai miei appunti, che naturalmente in genere tendo sempre a dimenticarmi. Sì. E poi, come vedete, queste sono immagini che sono ultra conosciute, ma che poi a un certo punto proietteremo brevemente, qualche minuto, di 2001 Odissea nello spazio, perché ci parla ancora. È un film del 1968 che forse narra un mito fondamentale dell'essere umano e anche illustra una possibilità di evoluzione e di salto della coscienza, ma non voglio precorrere i tempi. Innanzitutto una, diciamo, notazione metodologica. Io questa sera cercherò di inquadrarvi il problema del profondo digitale, cercando anche di spiegare di che sto parlando, utilizzando tre ottiche tra loro complementari, che io considero complementari. Intendo dire che potremo guardare questo problema attraverso la classica visione della psicologia del profondo applicata all'individuo, quindi parleremo di inconscio individuale, parleremo di inconscio collettivo, poi adesso cercherò di dare un minimo di spiegazione di questi termini, e parleremo di inconscio sociale e di come in realtà queste tre ottiche si compenetrino. Dell'inconscio individuale io credo che tutti avranno sentito parlare, insomma, da Freud in poi e anche prima, da Grodek e ancora prima, come di una dimensione che riguarda ciò che di noi non sappiamo, ma che si manifesta per esempio attraverso sintomi, attraverso comportamenti di cui ci sfuggono diciamo un po' i significati, attraverso delle ricorrenze nella nostra vita di eventi, attraverso anche fa un po' di rimbombo, io non... Grazie. E attraverso, diciamo, anche il fatto che le nostre relazioni, i nostri rapporti con gli altri sono mediati non soltanto da quello che noi pensiamo essere le nostre intenzioni o la nostra volontà, ma da una volontà altra che si rivela attraverso, mediante atti mancati e non solo, mediante quello che noi vorremmo che fosse la nostra vita. Cioè, in qualche modo, la lettura dell'inconscio individuale ci permette di dire, come faceva Freud, guardate che l'io non è padrone in casa sua, cioè è un ospite.
cioè non possiamo rammentare ogni notte se ci addormentiamo e poi la mattina ci ricordiamo i sogni e vediamo che l'io nel sogno non è affatto padrone degli avvenimenti e degli eventi del sogno, ma è un viaggiatore, uno che cammina in mezzo a degli accadimenti che spesso lo trascendono e in cui si ritrova coinvolto. Ecco, questo ci dà l'idea di quale possa essere a volte il rapporto tra l'io e l'inconscio. Però, siccome l'essere umano ha sempre avuto una storia culturale che nasce nella famiglia, nella tribù e poi nelle comunità più vaste, in realtà la sua storia è una storia di scambi sociali e di legami affettivi stabiliti attraverso questi scambi. E questi scambi diventano memoria, non solo memoria cosciente, ma diventano memoria inconscia. Spesso noi siamo anche legati a dei valori per noi imprescindibili, di cui però non ci sfugge a quel punto il significato, o non è che esprimiamo attivamente una scelta, ma sono, come dire, elementi di generazioni e generazioni che ci hanno preceduto, oppure di influssi anche contemporanei di cui però non sappiamo esattamente la provenienza, non potremo neppure attribuire un significato esplicito, a meno che non ci mettiamo a ricostruirli e indagarli. E in questo senso possiamo riconoscere poi, nell'ottica dell'inconscio sociale, degli schemi che si riproducono e che caratterizzano i rapporti tra gli esseri umani in un certo contesto storico-sociale. E in questo senso possiamo parlare di un inconscio sociale. Poi c'è l'inconscio collettivo di cui parlava Jung, cioè diceva Jung, in fondo l'essere umano si è sempre trovato a confrontarsi con dei grandi problemi esistenziali che, mutatis mutandis, si ripresentano nella vita di ogni soggetto singolo, individuale. E dunque, diciamo, si ripresentano e esprimono una forza all'interno della sua vita. E in questo senso parlava di archetipi, no? Cioè di grandi espressioni, lui utilizzava la metafora energetica, di energia psichica, che però si caratterizza per avere, come dire, delle forme specifiche. Cerco di essere più chiaro. Nella tradizione religiosa queste forme prendono, e qui io non sto facendo un'affermazione metafisica, ma un'affermazione da un punto di vista psicologico, prendono una forma, si personificano, si impersonificano attraverso le figure degli dèi o delle divinità. Ogni divinità o ogni grande eroe, in qualche modo, irradia la sua vita attraverso generazioni e generazioni, tant'è vero che ancora oggi noi, se leggiamo l'Iliade, l'Odissea, Gilgamesh e altri grandi poemi epici antichissimi, ritroviamo una freschezza che anzi viene rinverdita di generazione in generazione di alcune figure mitiche. Ed esiste tutto un pantheon, e questo pantheon esprime in qualche modo delle modalità di vivere l'esperienza, di affrontare delle grandi esperienze dell'esistenza. Bene, fatto questo cappello, diciamo, spiego perché secondo me è utile adottare le tre ottiche per guardare a un tema come quello del nostro rapporto in gran parte inconscio con la rivoluzione informatica e digitale.
prima di tutto è un processo in cui noi siamo dentro, cioè no, è difficile che qualcuno di noi abbia veramente la sensazione di poter guardare come si guarda, non so, quando si sfoglia un libro di storia su argomenti che sono stati a lungo dibattuti e letti, cioè allora parliamo della rivoluzione industriale, possiamo ricostruire in che termini ha avuto un influsso passare da una società feudale a una società di tipo più moderno e via discorrendo, ma noi siamo proprio coinvolti e al centro di una rivoluzione totale. Occhio e croce, quasi tutti i presenti qui sono nati nell'epoca in cui, come diceva McLuhan, ancora si era privilegiata la galassia Gutenberg, cioè il rapporto col libro, quindi il nostro modo di concepire la conoscenza aveva come metafora centrale la scrittura, la figurazione anche, ma l'oggetto libro, ok? Siamo all'interno di una biblioteca, ancora adesso ne abbiamo la presenza, il libro è un oggetto perfetto, non si può modificare, ha raggiunto il massimo della perfezione. E naturalmente si può aggiornare, avere forme. Però adesso siamo all'interno di un mondo che non funziona, in cui la conoscenza non è prioritariamente una conoscenza che ha come centralità, come suo punto focale, il libro. Siamo dentro una forma di conoscenza diffusa, di rete, come si suol dire, dove ci sono scambi continui, miliardi di scambi che si moltiplicano e che però vengono tutti memorizzati. La cosa interessante è che vengono memorizzati, ma non dagli esseri umani, dalle macchine. E questo non può non avere un influsso su di noi. E poi io vi dirò quello che penso essere l'influsso su di noi. Le macchine memorizzano tutto. Adesso noi stiamo mandando in diretta Facebook questa conferenza e naturalmente questa conferenza verrà decrittata, decodificata dagli algoritmi di Facebook. Okay. Saranno in grado, per esempio, di ricostruire quante persone c'erano questa sera, chi erano queste persone. Quindi da questo si evincerà quali possono essere i gusti, la sensibilità, l'attenzione. Da un singolo evento, immaginatevi il poter mettere insieme milioni e milioni di dati su ciascuno di noi. Ogni volta che noi prendiamo in mano un cellulare, ma anche se non lo prendessimo sarebbe lo stesso, e mettiamo un emoticon, per esempio, o scriviamo un messaggio, noi stiamo dando informazioni non soltanto contenutistiche, stiamo dando informazioni sul nostro stile. Diceva Jacques Lacan che ciascuno di noi è il suo stile, cioè che la nostra personalità si esprime attraverso uno stile, una modalità che è unica. Quindi ciascuno di noi ha un modo unico, suo, singolare, di rapportarsi alla realtà. E infatti dovete pensare che tutta la scuola, diciamo, comportamentista, cognitivista americana si è messa al servizio delle grandi multinazionali digitali, di quello che poi vedremo, questa eccellenza psicologica sociale che si chiama Shoshana Zuboff, chiama il capitalismo della sorveglianza, per mettendole le proprie conoscenze a disposizione di queste grandi, di questi grandi capitali, di queste grandi industrie che adesso hanno capitali che superano quelli degli stati. Quindi immaginate il potere che deriva da questo, ma il potere deriva anche da altro, non solo dal potere economico,
ma dal potere di avere una conoscenza di cui nessuno di noi sa qualcosa. Nessuno di noi sa dei dati che per esempio Google, Facebook, Amazon e altre grandi aziende, Microsoft, eccetera, prendono, che cosa ne faranno? Una parte li vendono sicuramente, voi sapete meglio di me che non c'è nulla più di privato, le leggi sulla privacy fanno ridere, mentre si fanno le leggi sulla privacy il grande capitale della sorveglianza sta milioni di chilometri oltre. Diciamo, le democrazie, i poteri democratici sono assolutamente incapaci di affrontare queste tematiche, perché le affrontano con una mentalità che riguarda ordini di forze e conflitti sociali di potere che appartenevano al 1900, ma noi non siamo nel 1900. Quindi che cosa succede? I nostri dati sono continuamente incrociati, ma soprattutto sono incrociati dei dati che riguardano, e qui vengo a quello che si chiama il profondo in ambito digitale, e farò una breve differenza tra quello che per noi psicologi del profondo è profondo e quello che è il profondo per, diciamo, il capitalismo contemporaneo. Il profondo digitale è questo, cioè microstati psichici che noi non siamo in grado di elaborare cognitivamente, cioè micropassaggi di stati emozionali che vengono, come dire, codificati per arrivare ad avere un avatar di ciascuno di noi. Un avatar sarebbe un doppio digitale di ciascuno di noi. E questo avatar naturalmente consente di predire il futuro, cioè i nostri futuri comportamenti, le nostre future condotte, con un grado di approssimazione che diminuisce progressivamente in base alla quantità di dati che vengono processati. Quindi, noi non sappiamo che cosa viene fatto dei nostri stati emotivi che traspaiono da tutte le comunicazioni che noi scambiamo, telefoniche, ma anche email, ma non solo. Il grande punto dell'attualità è che noi stiamo andando velocissimamente verso quello che viene chiamato l'internet delle cose. Voi sapete che cos'è l'internet delle cose? C'è qualcuno? Nessuno di voi lo sa? Beh, eppure ci stiamo dentro. Siamo dentro questa rivoluzione. L'internet delle cose significa, come dice molto evocativamente la parola, che non saremo più noi a entrare nel mondo virtuale. Io accendo il computer, vado su una piattaforma, faccio, non so, entro in un videogioco, cioè entro in una dimensione che è virtuale. No, sarà la realtà su cui si sovrapporrà la realtà digitale. Per cui ogni nostro spostamento, ogni nostro movimento nella realtà sarà a breve mediato dal fatto che noi non incontreremo più la realtà così come la conosciamo, ma questa realtà sarà tutta digitalizzata. Non so se volete farmi già qualche domanda su questo, perché vedo che, diciamo, allora, se io mi siedo su questa sedia con l'internet delle cose, questa sedia rileva il mio peso, il mio grado di stanchezza, il mio grado di invece allerta e tanti altri dati che non so neanche immaginare. Se io mi muovo in questa sala, l'internet delle cose dirà quanti movimenti, quanti passi io compio, il volume della mia voce, le pause, quindi leggerà il mio stato psichico profondo, non quello che io penso di
manifestare, ma quello che io non so di me. Ora, immaginatevi tutto questo nella logica di noi poveri psicologi del profondo. Qual è la logica di uno psicologo del profondo? Semmai ha una conoscenza che può essere in alcuni casi una conoscenza maggiore di alcuni passaggi della vita psichica rispetto al paziente, ammesso che sia così, talvolta. Il fine della terapia, di una terapia, per esempio, di un'attività clinica del profondo, è quella di restituire il più possibile questa competenza emotiva e cognitiva al paziente. Cioè, esattamente il contrario dell'alienazione. Non si cerca di espropriare il paziente o comunque l'interlocutore di una conoscenza per rivoltargliela contro, per manipolarlo, perché qui siamo nel campo della perversione. Al contrario, saremo presto in una realtà in cui tutto ciò che noi compiamo darà, prima di tutto, arricchirà questi avatar e permetterà di prevedere più o meno quando saremo tristi, quando ci separeremo, quando forse moriremo perché avremo delle malattie, saranno già state, diciamo, lette. Per esempio, le assicurazioni potrebbero non farci più consentirci di accedere, le banche non darci credito, perché questi dati sono acquistabili e viaggiano già continuamente da un mente all'altro. Quindi immaginatevi che cosa significa questo tipo di controllo sociale. Questo tipo di controllo sociale è, per esempio, già avanzato in Cina. La Cina non è un paese del tutto capitalista come lo sono, non so, gli Stati Uniti, eccetera. La Cina ha un capitalismo, diciamo, centralizzato, controllato in qualche modo dal Partito Comunista. Però è un capitalismo anche quello, intendiamoci. Il progetto cinese è quello di avere una società perfetta dove tutto funzioni in assenza di una fiducia sociale. Cioè, e questo è il grande punto anche per noi, la tecnologia dovrebbe venire a sostituire la fiducia che noi possiamo avere nell'altro. Perché con il controllo tecnologico si dovrebbe poter stabilire un'affidabilità di ciascun membro. Io, per esempio, già adesso in Cina funziona così, ci sono dei punteggi sociali. Se io, Francesco Frigione, non ho onorato un debito, probabilmente stasera non posso parlare a un pubblico, perché ho un punteggio sociale. E in base a questo punteggio sociale posso o non posso accedere a determinate prerogative, diritti, eccetera. Per esempio, già adesso questi punteggi sociali consentono o non consentono di viaggiare in un certo tipo di treno, in una certa tipo di classe di treno, di fare determinati spostamenti, di entrare in alcuni ristoranti. Questo è solo l'inizio. La Cina monitora continuamente, voi sapete che le telecamere sono ovunque, i comportamenti di ogni cittadino. L'ha sempre fatto, perché prima ogni cittadino cinese c'aveva il suo bravo dossier di cui non si poteva sapere il contenuto, ma il dossier era posseduto, non so, dalla polizia politica, dai comitati, non so adesso esattamente nel dettaglio il sistema di controllo cinese. C'è sempre stato, però immaginate questi dossier digitali che stabiliscono se io oggi ho fatto un'infrazione stradale, ho pagato o non pagato un credito, e in base a questo mi abbassano il mio punteggio.
E badate bene che se abbassano il mio punteggio, voi direte, io non vado alla conferenza di Frigione, perché se io vado alla conferenza di uno che ha un basso punteggio, si abbassa anche il mio. Quindi si crea un circuito e un vortice in cui praticamente chi ha un basso punteggio perde sempre più punteggio. C'è una serie molto bella, curata da vari registi e sceneggiatori, su Netflix, che si chiama Black Mirror. Si potrebbe aprire anche una parentesi su Netflix e sulle altre grandi piattaforme che stanno praticamente distruggendo il cinema. Film della Campion, che adesso ha 11 o 12 nomination all'Oscar, esce al cinema dopo che già è uscita su Netflix da 3 mesi. È chiaro che nessuno lo va a vedere su al cinema, o pochi lo vanno a vedere al cinema, però intanto già compete per gli Oscar. Ecco, vabbè, adesso non so. Allora, dicevo, su Netflix c'è questa serie che vanta vari anni di successo, in Black Mirror, qualcuno di voi forse l'avrà vista, ecco. E c'è un episodio molto, molto ben fatto, ma anche molto ansiogeno, in cui ci sono due fratelli, un maschio e una femmina, e lei ha un'ambizione di, diciamo, di status, di salire di status a livello sociale, in questa società dove ognuno dà un punteggio all'altro in base alle interazioni. Per cui diciamo, tutti cercano di accomodarsi, di conformarsi a quelle che pensano essere le aspettative degli altri, perché gli altri diano un certo punteggio, perché un certo punteggio consente per esempio di accedere a un determinato tipo di vita, delle case più esclusive, considerate tali. È tutta una società basata sull'esclusività. Questo episodio in inglese si chiama Impicchiata, una cosa del genere, è tradotto Caduta libera in italiano, ed è nella terza stagione. Ebbene, succede che alla fine questo tentativo disperato di salire di status venga frustrato, e questo crea una reazione di rabbia, di angoscia impotente, che abbassa sempre di più il punteggio di questa ragazza. E finché non viene chiusa in una specie di galera ultramoderna, senza più però quelle lenti che le permettono di leggere qual è la quotazione, perché attraverso delle lentine a contatto si legge la quotazione di ciascuno, cioè ognuno legge la quotazione dell'altro, e si vedono poi nel finale i due prigionieri, uno di fronte all'altro, che a quel punto esacerbati esprimono, come i due capponi di Renzo insieme, tutta la propria rabbia, tutta il proprio rigore l'uno contro l'altro nella loro impotenza. Bene, questa distopia, cioè questo contrario dell'utopia, insomma, questa utopia negativa, non è fantascienza. È qualcosa verso cui potremmo andare anche molto rapidamente. Vorrei fare una puntata rispetto al fatto che, appunto, essendo tutto ciò che noi facciamo, quasi tutto ciò che noi facciamo, codificato da macchine sempre più, diciamo, potenti e capaci di simulare le nostre percezioni, le nostre sensazioni. Io non sto parlando qui di robotica, che è anche interessantissimo come, diciamo, come argomento. Mi interrompo lontano perché sennò mi perderei in questo mare magno. Diciamo, questo produce quello che viene chiamato apprendimento profondo in informatica. Cioè, che cosa significa? Significa che le macchine non apprendono più dalle istruzioni che gli vengono fornite dagli ingegneri, dai progettatori, ma apprendono da loro stesse. L'esempio, diciamo, emblematico di questo fu la macchina per giocare a scacchi, che prima fu la prima a vincere una partita contro un campione umano. Non so se ve lo ricordate, parlare parecchi anni fa, era Garry Kasparov, il grande scacchista,
il quale le vinse, alla fine vinse il mini torneo, ma per la prima volta ci fu una macchina che lo batté. Poi dopo che cosa fecero? Google acquistò questa macchina, la sviluppò ulteriormente facendola giocare milioni e milioni di partite contro se stessa. E a quel punto si creò un apprendimento di questa macchina capace di battere diciamo, tutti i campioni umani. Non c'è un campione umano oggi che può battere una macchina diciamo, per giocare gli scacchi, non esiste. Si è notato anche una cosa interessante ultimamente, che i grandi campioni di scacchi esseri umani stanno conformando il proprio gioco a quello delle macchine. Cioè è cambiato lo stile proprio del gioco umano, che si va quasi cercando di allineare a quello che è diventato un ideale del giocatore perfetto, che è una macchina. Voi capite che tipo di cambiamento profondo che sta avvenendo, ma tutto il nostro modo di ragionare è funzionale al fatto che tutto quello con cui noi dobbiamo fare i conti è costruito su una modalità 0-1, la modalità digitale. E quindi noi modifichiamo il nostro pensiero. E nello stesso tempo le nostre emozioni sono lette da qualcuno, non sappiamo chi, macchine naturalmente, che però sono al servizio di un potere che è di un potere tecnocratico, consigli di amministrazione, cose del genere, qualcosa di profondamente impersonale. Ecco che l'inconscio oggi si configura soprattutto come un inconscio digitale. E quindi, a mio parere, c'è una nuova frontiera dell'inconscio. Sapere chi e qual è la conoscenza, che tipo di conoscenza è e verso che cosa tende. Abbiamo, diciamo, possiamo avere delle idee su questo, perché se leggiamo le interviste dei grandi CEO, i grandi, diciamo, conduttori di queste imprese multinazionali, loro ci dicono candidamente che la loro intenzione è cambiare il mondo. Dicono, il mondo com'è non funziona bene. Come tutti gli utopisti, no? Cioè, il mondo non è il migliore dei mondi possibili, anzi, fa veramente schifo. Però noi sappiamo come metterlo a posto. Basta che voi ci diate accesso a tutto, entriate nella realtà che noi vi stiamo costruendo e non vi preoccupate. Ci pensiamo noi a stabilire che cosa è bene per voi. Mai progetto totalitario fu così potente. I totalitarismi, diciamo, pensiamo a quello nazista, a quello staliniano, eccetera, eccetera, tendevano a, diciamo, torturare, terrorizzare, eccetera, eccetera, per conformare le condotte, per plasmare un'accettazione totale, no? Del sistema così come era stato pensato. Quindi l'uomo, l'essere umano con la sua soggettività era storto ed andava raddrizzato per sostenere il grande progetto, diciamo, totalitario. E sappiamo che cosa hanno prodotto questi totalitarismi. Ora qui siamo di fronte a un nuovo totalitarismo che non si muove in questa maniera. Nessuno ci costringe con la forza, ma di fatto ci costringe con la forza del fatto che si può muovere nella totale assenza delle leggi, quindi non è soggetto al controllo democratico, e qui vorrei fare un paragone con la psicologia, e quindi può procedere ovunque voglia. Ormai i governi si alleano con questi grandi poteri multinazionali, non solo se ne servono, ma fanno in modo anche di mettersi al loro servizio.
ormai non si può più distinguere qual è la politica estera di un paese, prendiamo, non so, quella degli Stati Uniti, ma anche quella della Cina, della Russia, e dove finisce, diciamo, dove inizia per esempio il potere delle grandi multinazionali, che sempre hanno influenzato le decisioni, ma in questo caso gli strumenti, non solo strumenti autonomi di un governo che comunque deve rispondere in una democrazia al volere democratico, ma sono strumenti che dalle Torri Gemelle in poi, dal fallimento, diciamo, della capacità dei servizi segreti tradizionali di capire che cosa stesse succedendo, cioè da un fallimento, loro si sono votati, per esempio negli Stati Uniti, a dire ma Google, ma Microsoft, ma Facebook, ma loro possono sapere quello che noi non sappiamo, ci possono far individuare i singoli terroristi, ma anche i singoli oppositori, cioè tutti coloro che sono potenzialmente contrari al governo, e bloccarli prima ancora che effettuino le loro azioni. Non dobbiamo aspettare che loro compiano delle azioni, noi sappiamo che le compiranno. C'era un bellissimo film con Tom Cruise in cui diciamo, lui era un poliziotto tratto da un romanzo di Dick, in cui praticamente i delitti venivano prevenuti, diciamo, prima che si compissero. Naturalmente questo dava spazio alle manipolazioni. E qui veniamo a un tema della psicologia individuale. Allora, immaginatevi, no Virginia, immaginiamoci che da noi venga un paziente che noi scopriamo non sappia che cosa venga fatto dei suoi beni, delle sue, viene espropriato delle sue emozioni, gli viene detto di fare una certa cosa e la fa. Come ci rapporteremo a un essere umano che, no, che viene da noi in questa condizione? Cercheremo di aiutare a capire che cosa sta succedendo nella sua vita, da chi proviene questa manipolazione. Noi sappiamo, per esempio, e già ce l'ha insegnato un grande psicanalista come Ferenczi, che fu il primo veramente dopo Freud, perché Freud all'inizio della sua indagine scoprì che c'erano tanti abusi nelle famiglie viennesi, nelle famiglie, tantissimi abusi sessuali, tantissimi. Dopodiché, quando però se ne venne fuori con questa scoperta traumatica, dolorosa e anche veramente, insomma, tale da far cadere il sipario su questo perbenismo di quella società, fu attaccato così violentemente che, genio come era, capì delle cose, diciamo, capì che esisteva una realtà immaginaria per cui certe cose non venivano compiute ma venivano percepite soggettivamente. Però tralasciò completamente l'esistenza dei traumi reali legati agli abusi. Invece Ferenczi, che naturalmente viveva più o meno nella stessa società ungherese, austro-ungarica, eccetera, continuò a indagarlo e scoprì una cosa fondamentale. Scoprì che chi è vittima di abusi non riesce a prendere coscienza, esattamente, è confuso o confusa. Perché? Perché quando si compie un abuso, una violenza, comunque anche una violenza morale, è la vittima che incamera il senso di colpa. Qua sta la chiave. E allora, incamerando il senso di colpa, non riesce a mettere a fuoco di che cosa è stata vittima, che cosa le sta succedendo, perché prova questa rabbia improvvisa, magari una rabbia dissociata, un'aggressività feroce che non si sa da che viene, perché, eccetera. E quindi è tutta frammentata, ma è anche profondamente impotente. Sapete tutti, per esempio, la questione del tutto attuale, ma insomma, di come un'istituzione come la Chiesa Cattolica sia fondamentalmente un'istituzione basata su un potere
che è un potere abusante nei confronti dei più deboli. Cioè, c'è poco da fare, è una cosa istituzionale. Quindi, malgrado tutta la buona volontà delle persone, anche delle alte gerarchie in alcuni casi, che vogliono in qualche modo levare l'ipocrisia da questo, quella è un'istituzione costruita su queste basi. E sappiamo che queste vittime, a distanza di anni, ancora hanno una vita relazionale, una vita non solo sessuale, ma proprio una vita affettiva che è disturbata, che spesso è carente. Ok, ho fatto questo excursus, ma non a caso. Questo ci può succedere anche se noi siamo sfruttati sul posto di lavoro, se viviamo in una società che non ci consente di mettere, ci manipola, no? Siamo manipolati. Ora immaginate che questa manipolazione sia sistematica, continua. Quali possono essere gli effetti sulla società? Ebbene, noi viviamo in una società profondamente frammentata, dai legami cosiddetti deboli, dove è caduto molto il senso della compenetrazione empatica, della solidarietà, dove naturalmente c'è una sfiducia a livello sociale altissima, e più c'è sfiducia naturalmente e più paradossalmente si cerca di ricorrere a una via breve, che è quella di sostituire la fiducia nell'altro, un patto di fiducia con l'altro, che significa anche io rischio, no? Se mi, insomma, mi fido di te, non è che mi fido ciecamente, ma se incomincio a fidarmi di te devo accettare una certa quota di rischio. Invece in questo tipo di società digitale si vuole arrivare a non correre alcun rischio, sapere tutto quello che ciascuno di noi può fare anche se non sa di doverlo fare, perché si ha una lettura delle sue condizioni fisiche e psichiche profonde. Questi avatar significa che sanno di noi i nostri gusti sessuali, i nostri desideri più riposti, quando siamo più vulnerabili a, per esempio, certi, in questo caso a messaggi commerciali. Ma vi ricordate la vicenda di tutta politica di Cambridge Analytica? Qualcuno di voi ricorda questa vicenda? È stata solo qualche anno fa, anche l'Italia è stata coinvolta. Cambridge Analytica è una piccola società inglese che si è messa al servizio dei servizi segreti inglesi e americani per, diciamo, influenzare dei cambiamenti politici in molti stati, tra cui anche l'Italia, in alcune direzioni. Per ultima anche l'elezione del presidente Trump. No? Come? Ci sono delle strategie. Cioè, loro prendevano dati da Facebook. Facebook gli dava un sacco di dati, ok? Di informazioni. E hanno pensato c'era una forchetta per cui poteva vincere una minoranza o una maggioranza, potevano spostare un certo numero di voti fondamentali, creando dei fenomeni sociali apparentemente spontanei sul web. E lo hanno fatto. E hanno influito sulle elezioni di decine di paesi, in Asia, in America Latina, in Europa e negli Stati Uniti. Per cui, per esempio, favorendo l'assenteismo dei giovani di una... Mi ricordo, per esempio, c'era l'esempio di un'isola dell'Oriente in cui c'era una minoranza indiana e una maggioranza africana. Però lavorando sui giovani africani che avevano erano meno controllati dai genitori come invece nelle famiglie indiane, hanno creato un fenomeno che era trasversale, solo che alla fine alle elezioni i figli degli indiani, i giovani indiani, hanno votato come dicevano i genitori, i giovani africani no,
e quindi l'assenteismo ha favorito la minoranza indiana e l'ha fatta vincere. Non mi ricordo quale fosse l'isola, Timor forse, o quella. E così via. Quindi è chiaro che queste strategie sono applicate al commercio, ma possono essere applicate a qualunque tipo, anche diciamo, di scelte politiche, di cui non sappiamo nulla, ma per cui, vi ripeto, c'è un avatar per ciascuno di noi. E quella che può essere considerata, a mio giudizio, la conseguenza più facile sul piano sociale è l'incapacità di prendere un'iniziativa. Per prendere un'iniziativa bisogna, come dire, sentirsi, avere un'identità di gruppo, di gruppo anche allargato. Quindi Marx diceva che ci vuole solo una coscienza in sé, ma una coscienza in sé e per sé. Il passaggio al per sé nella, diciamo, nella psicologia marxiana, perché era un passaggio psicologico, era un passaggio di autocoscienza. Io mi rendo conto, non sono solo proletariato, sono proletariato, ma divento qualcos'altro quando mi rendo conto che sono proletariato e che queste sono le mie. Lui diceva, la borghesia com'è che è passata al potere quando l'ha tolto ai nobili? Perché si è resa conto di essere una forza con la rivoluzione francese. A quel punto la borghesia è diventata, ha avuto coscienza in sé e per sé di essere una classe. Ma tutto questo oggi è praticamente impossibile. Sembra almeno impossibile. E anche la sensazione che sembra impossibile può essere un fenomeno derivato dal fatto che, essendo noi alienati ed espropriati da una serie di informazioni che ci vengono rubate costantemente, siamo manipolati e manipolabili. E qui torniamo alla psicologia archetipica, all'inconscio collettivo. Chi era il dio che nel Pantheon greco era il dio dei furfanti? Ve lo ricordate? Hermes Mercurio. Esatto, Dio che appena bambino riusciva a trafugare le vacche sacre al fratello Apollo, nascondeva le sue tracce e, diciamo, giocosamente sottraeva gli indizi che gli assicuravano un potere, un'influenza, eccetera. Il Dio era il Dio, infatti, dei commerci, degli scambi, ma anche il dio protettore dei ladri, ovviamente. E era un trickster, un imbroglione sacro. Ma era anche un messaggero. Era il dio della comunicazione e delle comunicazioni. Ora ci insegna Jung che di ogni dimensione psichica esistono degli aspetti, diciamo, processati dalla coscienza, ma altri che restano, come dicevo io, in ombra, cioè non sono chiari per la coscienza. La coscienza non lavora con questi, ma questi influiscono, cioè lavorano dall'inconscio e sono più potenti in questo senso, perché lavorano senza un controllo, senza un confronto, non necessariamente un controllo. Ebbene, noi ci siamo in un'epoca ermetica per eccellenza. Cioè il Dio, diciamo, letto nell'ottica dell'antica Grecia, il Dio che domina questo momento della società è sicuramente Hermes. Perché pensateci bene, tutte le informazioni ci vengono sottratte. Noi non sappiamo dove vanno a finire, quale uso ne viene fatto. Vengono vendute, quindi c'è un guadagno economico o un guadagno di potere, un guadagno politico. Ma Hermes era anche il dio che, diciamo, è considerato il dio della conoscenza iniziatica sotto forma di Ermete Trismegisto. Trismegisto significa tre volte grande. E questi tecnocrati possiedono
un'intelligenza, diciamo, una possibilità di conoscenza che non è solo potenzialmente illimitata dal punto di vista quantitativo, ma è anche il potere di stabilire chi può conoscere e chi non può conoscere, chi può sapere e chi non può sapere. Tutto ciò è fuori completamente di una dimensione democratica. Quando parliamo di democrazia, ne possiamo parlare anche in termini psichici. Per esempio, diciamo, nell'antichità, negli Asclepiei comparivano tutte e 12 le statue degli dei maggiori dell'Olimpo. Perché? Il dio che curava era Asclepio in quel caso, attraverso il sogno, l'incubazione, le discorso. Però nei grandi Asclepiei comparivano tutte e 12 le divinità, simbolo di queste forze archetipiche che dovevano essere tutte onorate. Quando una forza archetipica tende a prevalere, e spesso a prevalere senza consapevolezza, diciamo, questo porta a quella che psichicamente si chiama inflazione. Cioè l'io di coloro che sono portati da questa forza ragiona nei termini determinati da questa forza, ma non sa di farlo. È condotta col, apparentemente credendo di scegliere liberamente. In realtà è veicolata da questa dimensione. Allora questa dimensione va compensata. Una nostra maggiore capacità di stare dentro le problematiche ermetiche può essere la nostra chiave psicologica per confrontarci con questi furfanti matricolati, con quelli che sono adesso i padroni del mondo e che stanno già stabilendo quali saranno gli sviluppi della società, chi dovrà decidere che cosa, e naturalmente non sono processi democratici. Altri grandi psicologi, non so, penso a Fuchs, a Fornari, hanno parlato della psiche come di un'arena politica, nel senso più etimologico, di polis, di luogo in cui... Perché capite come ha conformato la nostra mentalità la polis, un luogo in cui ci sono degli scambi che creano dei legami, ma questo produce una, diciamo, un sapere condiviso e cosciente. Prima di lasciarvi un po' di spazio per delle domande, degli approfondimenti, io vi vorrei lasciare con delle immagini, secondo me tra le più belle in assoluto, ma non è solo secondo me, insomma, della storia del cinema, di un film fantastico, straordinario, come 2001 Odissea nello spazio. Faccio un breve sunto per chi non ricordasse la vicenda, è un film diviso in quattro parti sostanzialmente. Una si chiama L'alba dell'uomo, e che cosa mostra quest'alba dell'uomo? Mostra il cavernino, ma diciamo l'uomo scimmia, il quale vive una vita di stenti, di carenza proprio di, non so, carente l'acqua, carente il nutrimento, no? E quindi questo lo mette in una situazione di ansia continua, è alla mercé delle belve, può essere, infatti vediamo una scena in cui una di questi uomini scimmia viene divorato dal leopardo, che era il classico, il tipico cacciatore dell'essere umano. Ma una mattina, un'alba, un oggetto simbolico, altamente simbolico, che Kubrick aveva scelto, che è questo monolito nero, liscio, completamente liscio, si presenta davanti a questi uomini così spaventati, così terrorizzati. La chiave di 2001 è la paura. E, diciamo, l'individuo più coraggioso del gruppo, il leader naturale di questo gruppo, incomincia ad avvicinarsi poi al monolito, che emette evidentemente una radiazione, qualcosa che fa fare un salto quantico proprio all'intelligenza, per cui umana,
un'evoluzione, per cui diciamo in qualche maniera l'essere umano primordiale impara a maneggiare degli strumenti che diventano armi, e con le armi cambia completamente, cioè diventa un uomo tecnologico. La tecnica, diciamo, diventa il centro della sua esistenza. E infatti con queste armi riesce a battere delle altre orde che apparentemente avevano più forza fisica, e quindi la paura si tramuta in, in una forza, in qualcosa, però resta, cova nell'essere umano. Cioè l'essere umano è sempre abitato dalla paura della morte, della propria fine. E questa è la chiave kubrickiana. Quell'osso, poi vi ricordate, è uno dei, diciamo, dei passaggi più celebri del cinema, quell'osso lanciato in aria con rabbia e orgoglio da quell'essere primordiale, si trasforma in una meravigliosa astronave che danza al ritmo del valzer di Strauss, un valzer viennese elegantissimo, in questo spazio armonico in cui sembra che l'uomo abbia raggiunto con la tecnica, diciamo, il potere di possedere tutto, di espandersi, di colonizzare l'universo. L'idea del colonialismo non ci lascia, anche adesso noi pensiamo di colonizzare l'universo. E diceva Cecil Rhodes, quello a cui è stata intitolata la Rhodesia, che è un grande capitalista, diceva: se potessi colonizzerei anche la Luna. Parla di Marte, si parla delle possibilità di trasferire gli esseri umani su Marte, in parte, in parte. Ora, che cosa succede? Che in realtà il monolito ricompare improvvisamente sulla Luna. In termini junghiani noi lo potremmo considerare un simbolo dell'equazione trascendente della. Cioè è proprio un simbolo che compare in certi momenti topici dell'umanità per fare un salto. E quindi questa comparsa di questo oggetto incomprensibile in realtà fa partire una missione verso Giove, dove ci dovrà essere l'incontro con gli alieni o con questa intelligenza di cui non si sa niente. Nella scena che vediamo, la missione, scopriamo che questa missione sull'astronave è completamente dominata dal computer HAL. HAL 9000 è un computer che presuppone di non poter errare mai. C'ha un suo gemello a terra. A un certo punto però HAL predice che un elemento, guardate bene, che riguarda la comunicazione, che riguarda l'antenna che comunica con la Terra, andrà in avaria. E questa avaria fa sì che i due astronauti, che non sono ibernati, perché ce ne sono altri 5 che viaggiano ibernati per misteriose ragioni, David e Frank, Davide il capo missione, cerchino di capire se veramente questo elemento è rotto o andrà in avaria. Sì, pare che non andrà in avaria. E addirittura il gemello di Hal sulla Terra dice che non andrà in avaria. A quel punto i due astronauti tremano. Siamo nelle mani di una macchina che dice di essere perfetta, ma in realtà ha fatto una predizione che sembra una predizione errata. Allora prendono tutte le precauzioni, apparentemente, e si chiudono, diciamo di fare un controllo a HAL, si chiudono in una navicella per l'esplorazione esterna e si parlano tra loro, perché l'audio non viene più registrato dal computer. E si dicono: guarda, che cosa
Beh, se si dovesse dimostrare che la macchina sta sbagliando, dovremmo riprendere noi il controllo dell'astronave. Non potremo più delegarlo alla macchina se non per le funzioni inferiori. Ma la coscienza, perché poi è una coscienza umanoide, ed è interessante perché sembra più umano degli umani questo altro, non la possiamo tenere in piedi perché non ci possiamo fidare. Ma Hall, tra le sue tante abilità, sa leggere i movimenti labiali e quindi in realtà sa qual è l'intenzione degli esseri umani. Forse lo vogliono escludere, dunque lo vogliono uccidere. Dunque Hall agisce come l'essere umano che l'ha progettato. Tu mi vuoi uccidere? Ma io ti uccido, io ti faccio fuori. Perché tu dovresti andare all'icopatio? Perché Hall, e lo scopriremo in queste immagini, sa quello che gli stessi astronauti non sanno. Cioè lui è portatore di un segreto. Ancora una volta c'è la dimensione del segreto. La macchina conosce un segreto che gli esseri umani che viaggiano con lui non sanno. Cioè Hall sa che stanno andando verso la conoscenza con un'intelligenza superiore. Loro no. Ne dovrebbero essere informati nel momento in cui arrivano nell'atmosfera, nell'orbita di Giove. Ma chiaramente Hall uccide il primo essere umano, Frankie. Adesso allora vediamo che cosa succede. In questa scena topica proprio, un paio di cose fondamentali. Uno, che il modo per reintrodursi per David, non a caso David come il Davide contro Golia, no? David Bowman, si Bowman significa arciere in inglese, la freccia viene scagliata lontano, e si reintroduce nel Discovery, nell'astronave, così come per un parto. Cioè, questo ha una forza simbolica enorme, nel senso che da una parte deve abbandonare il suo doppio, il compagno morto, e deve accettare la sua morte, e di non poterlo riportare, almeno le spoglie di non poterle riportare. E poi deve rinascere. Cioè questa è un'operazione dolorosissima, difficile, quasi mortale. Deve rinascere. E poi in una ottica che è una logica mors tua vita mea, deve far fuori la macchina, la quale, un momento di massima umanità del film, la macchina dice ho paura, sento che la mia mente se ne va. 2001 ci sarà uno spazio, poi ci sarà il grande viaggio interstellare verso le origini e i misteri dell'universo, porterà nel finale il protagonista che si proietterà nelle varie epoche, vedendosi anche in varie epoche della vita, a morire da solo e nello stesso tempo a non sentirsi più solo. L'ultimo gesto del protagonista, ormai sul letto di morte, in questa stranissima stanza, un po' mobili del Settecento, quindi qui dietro c'è tutto il razionalismo, l'illuminismo, e dall'altro è una stanza assolutamente futuristica, è come, diciamo, la dama, Michelangelo, che punta il dito verso il monolite che ricompare, e in quel momento riesce ad affrontare il passaggio della morte senza angoscia. In qualche modo è la grande utopia di Kubrick, arrivare a una coscienza superiore che ci permetta di sentirci in sintonia nuovamente, l'uomo tecnologico, in sintonia nuovamente con l'universo in maniera tale da superare la grande angoscia di morte che invece ci porta a delle vie brevi che sono molto distruttive per noi, e in questo senso ci facciamo allora espropriare dalla tecnologia. Ma la tecnologia è espressione
dell'angoscia dell'umanità di fronte della paura, della morte, dei propri limiti che non si accettano, perché manca una forza spirituale all'essere umano. E questa si cerca di sostituirla macchinalmente. Bene, adesso io lascerei spazio ai vostri quesiti, se ce ne sono, spero di sì, mi auguro che ce ne siano. Virginia. Tra l'altro Kubrick aveva progettato per molti anni il film Intelligenza Artificiale, che lui chiamava Il mio Pinocchio, dove il suo Pinocchio era un robot, di fatto, che ambiva a essere un essere umano, ma quindi acquisire la sensibilità, la spiritualità. L'essere umano poi, siccome non poteva più essere lui a controllare artisticamente gli effetti speciali, come invece aveva fatto qui, che sono favolosi, pazzeschi, resistono a distanza di decine di anni, di una bellezza unica, e doveva affidarli a delle, come dire, delle aziende digitalizzate, eccetera, rinunciò a questo progetto per cui aveva lavorato anni e anni e lo affidò all'altro il regista, quello di Incontri ravvicinati, a Spielberg, che girò Intelligenza Artificiale, che era un buon film ispirato allo sceneggiatore Kubrick, ma non era Kubrick. Questo film esprime anche una profonda religiosità, direi più che religiosità e spiritualità. È chiaro che il mondo religioso è un simbolo del divino, no? Assolutamente. Quella forza evolutiva per aspirare, perché il bambino. Assolutamente. Ci vuole una grande forza spirituale. Ricordiamoci che il mito dell'umanità moderna è il Faust, cioè l'uomo che in base alla sua conoscenza trasforma tutta la natura e la vuole asservire, ma naturalmente a un certo punto entra in crisi perché si rende conto che sta distruggendo la sua anima, no? È l'aspetto diabolico del Faust. Quindi il problema non è la tecnologia, ovviamente, che può essere una cosa straordinaria, stupefacente. Il problema è l'uso, il potere. C'era un libro che si chiama Il mattino dei maghi, non so se ve lo ricordate. Ecco. Sì, esatto, Peter Polosimo. In cui si diceva che in ogni epoca ci stanno quel numero di iniziati che in base ai quali va avanti il mondo, che conosco. Ma il caparazzo del 70. Esatto, i 70, esatto. Allora, in questo caso è una rivendicazione diversa dalla nostra, la rivendicazione di una conoscenza più ampia e allargata e non... Ci sono... Prego. A mio modesto parere sì, nel senso che io penso due cose, penso, magari non sono, non ho un pensiero ancora completo su questo, però una bozza di pensiero ce l'ho. E la mia bozza di pensiero è questa. Uno, diciamo, nella nostra cultura attuale la comunicazione che si basa sulla polarizzazione delle opinioni è premiata, quindi non c'è più spazio per una, non c'è più spazio, c'è spazio, ma è uno spazio che ha poca risonanza e poca visibilità per chi non ha una visione opposta, radicale e
diciamo pure assolutistica e paranoica della realtà, e questa paranoia può andare in qualunque direzione, Marx o qualunque altra cosa. Secondo, credo che, e questo è un altro livello di pensiero, che la percezione dell'abuso che viene fatto di noi dalle grandi aziende informatiche, multinazionali, dai grandi poteri, debba trovare, come dire, nei cittadini comuni una specie di significante, e quindi volta per volta può diventare un tema su cui si scatena una emotività immensa, poiché la sensazione di essere manipolati, manovrati, eccetera, deve trovare in qualche modo una formula per potersi esprimere. Peccato che se si esprime in una forma del tutto irrazionale, questo sia nocivo e non sia utile o funzionale. Quindi questa vicenda è legata alla gestione del Covid-19, di cui parleremo per anni probabilmente, se parleremo per anni, perché ormai la memoria è breve, infatti si accavallano gli uni agli altri, tutto si regge sulle emozioni e dunque la memoria fa fatica a, come dire, leggere il passato. Quella che Fukuyama chiamava la fine della storia, forse, è in questo tema psicologico. Cioè, viviamo totalmente bombardati da informazioni che ci chiamano a un'emotività che però non produce un pensiero. E quindi siamo manipolati attraverso l'inconscio. E questo è veramente pericolosissimo. Quindi sì, speriamo che potremo fare una riflessione su quello che è successo durante questo tempo, una riflessione vera, il più possibile complessa, onesta, e poi la storiografia non è mai oggettiva, sappiamo che la storiografia è sempre figlia dei tempi, degli interessi di alcune parti, quindi la verità noi non è che la scriveremo mai, stabilire per nulla, però una certa capacità di leggere i fenomeni sociali, ma di questi fenomeni sociali, quando parliamo di fenomeni sociali dobbiamo parlare di qualcosa che ci tocca poi profondamente a livello personale, perché questo significa la nostra possibilità di vivere temi come l'amicizia, l'amore, l'affetto fraterno, figli, genitori, il lavoro. Slavoj Žižek, il filosofo, no? Che è una missione, diciamo, che parte dalla lettura psicologica lacaniana, un neomarxismo, eccetera, dice: io sono d'accordo con il lavoro a casa, praticamente il lavoro a distanza, si sta distruggendo la dimensione sociale del lavoro. Questo possiamo capire tutti. Il fatto di andare, cioè invece di risolvere i problemi della mobilità, della vivibilità urbanistica, dello sviluppo caotico e per cui stare nei grandi centri urbani dove ci sono le maggiori attività economiche, eccetera, è diventato pesantissimo negli anni. Invece di affrontare questi nodi, come li si abbreve? Come si cerca gordianamente, no? Come fece Alessandro Magno, di tagliarli, i nodi gordiani. Si dice, va bene, adesso implementiamo questo lavoro a casa. Ma il lavoro a casa significa l'assoluta perdita di legame tra i lavoratori, cioè ognuno è un soggetto separato, non è più parte di una componente, di un gruppo, di una matrice, di significati, di relazioni, di rapporti, quindi è alla mercé del padrone, diciamo, è così. E quindi questo significherà sempre più stipendi più bassi, aleatori, forme di lavoro più labili, impossibilità di progettare. Sembra che questo sia il rischio, no? Non è detto, perché
nulla è così facilmente predicibile, però il rischio è molto alto. Ma pensi che possono scattare dei meccanismi di difesa riguardo a queste novità, diciamo, che tutti quanti possiamo... Io vedo per esempio che Facebook per esempio sta crollando in borsa, ma proprio perché secondo me gli utenti si sono accorti che c'è una sorta di manipolazione a cui non vogliono più sottostare. Sì. Sembrerebbe così, ma io non mi sento così ingenuo. Facebook ha cambiato la sua ragione sociale. Facebook sta già andando oltre. È metaverso. Quindi ha già abbandonato quel campo perché ha già trovato un nuovo campo di colonizzazione. No, questi non sono... Cioè, la logica non è così, cioè, loro sono avanti, hanno le migliori intelligenze al loro servizio, ingegneri informatici, elettronici, scienziati, di quello che prima era l'industria bellica, diciamo, no? Tutti i migliori scienziati delle scienze dure, ma tutti i migliori scienziati erano al servizio dei governi nell'industria bellica, perché lì c'era il maggior numero di soldi. Venivano super pagati, super finanziati i progetti. Oggi non sono i governi a fare questo, sono le grandi aziende. E le grandi aziende possiedono nel senso che finanziano interi dipartimenti delle università. E le carriere accademiche sono stabilite sulla base di ciò che è conveniente o che queste aziende considerano conveniente per il loro sviluppo. E questo non vuol dire che noi non abbiamo degli strumenti per cercare di affrontare questa situazione, se no non sarei qui evidentemente a parlarne, mi sentirei anch'io impotente di fronte a questo. Però non può essere sottovalutata la straordinaria capacità tattica e strategica di questi, che non sono menti uniche, cioè hanno intorno il meglio degli economisti, degli scienziati, eccetera. Il problema è etico e spirituale, cioè se io a un certo punto mi metto al servizio di qualcosa che mi rendo conto cambia la vita delle persone in una maniera che non rispetta le persone, allora questo mi mette in crisi oppure no? Oppure possono comprare la mia coscienza etica. Si dice che ognuno di noi ha un prezzo, è probabilmente vero, ed è vero anche che c'è quella che si chiama identificazione con l'aggressore, un meccanismo che è stato studiato molto a partire da quello che è successo nei lager, no? Cioè quando noi, la sindrome di Stoccolma se vogliamo, cioè quando noi ci troviamo alla mercé di un potere che sentiamo come trascendente le nostre forze, le nostre capacità di farvi fronte, tendiamo a riaggiustare la realtà accodandoci, identificandoci con quel potere. Ed è questo il motivo per cui, per esempio, anche nella psicologia transgenerazionale o diciamo nella lettura del passaggio di superio a superio, diceva Freud, il superio passa di padre in figlio inconsciamente, no? Si tendono a ripetere dei meccanismi perversi, perché ci si identifica con qualcosa che viene sentito come talmente forte che non mi ci posso ribellare, ma non posso manco sentire che sono in una situazione di tale dipendenza da questo potere. E quindi io credo di essere tutt'uno in questo potere, mi ci allineo, lo assecondo, lo faccio mio, diventa una mia religione personale, anche che non la professi pubblicamente, ma di fatto agisco in base a quella. Quindi l'essere umano, proprio perché è un essere spaventato a morte costantemente, e vi assicuro che far vivere la popolazione, la cittadinanza nella paura è un'arte,
più i cittadini hanno paura, più sono disponibili ad accettare misure che vengono considerate per la loro sicurezza. La sicurezza diventa la parola chiave, e più si insegue la sicurezza, più aumenta invece la paura di perdere questa sicurezza. Quindi, sì, io confido che ci sia una possibilità, lo testimonia il fatto che sto cercando qui con voi di... Però sembra un cammino senza speranza. Allora, questo vorrei sottolineare. Sembra proprio un cammino senza speranza, speranza che invece c'era in pubblico, perché David in qualche modo riesce... Questa è la forza dei grandi individui, dei visionari. Non solo analizzare, sono subito a te, non solo analizzare il problema, ma addirittura avere una visione che lo possa trascendere. L'idea, e questo per esempio nei percorsi di analisi individuale, di psicoterapia, avviene sempre, cioè quando le persone si trovano e incominciano a guardare le proprie problematiche, arriva il momento che si sentono di starci male. Io piuttosto mi allontano, perché se devo affrontare delle cose così dure, così impossibili, eccetera, eccetera, e invece, man mano che noi ci rapportiamo a quelle, ci raccordiamo, creiamo una relazione, un rapporto, la realtà si trasforma. Quindi la fiducia è che invece è proprio parlarne, analizzare, guardare delle opzioni, delle possibilità che ci dia. Dobbiamo chiudere. Sì, ci siamo quasi col tempo. Volevo dire qualcosa che secondo me l'unico antidoto che abbiamo rispetto a tutto questo, perché sì, si parla di conoscenza, ma è una conoscenza logica, tecnologica, una conoscenza razionale che crea tutte queste. Questa cosa che ci abbagliamo, no? Però l'unico antidoto che abbiamo è la conoscenza di noi stessi, l'introspezione, è cercare dentro, non fuori, e da lì, solo da lì possiamo trovare una dimensione etica, perché sennò andiamo veramente a scontrarsi contro non sappiamo che. Quindi per me l'antidoto è soltanto guardare dentro di noi, non c'è un'altra. Ok, comunque adesso devo chiudere, puoi dire qualcosa ancora? No, solo quello che hai detto tu, diciamo, le macchine leggono il nostro futuro in base al passato, non c'è un grado di libertà in questo, se non statistico, cioè, quello che dice Virginia implica invece un incognito, una libertà, una possibilità. È il monolito è questo, ok, non a caso è nero, è scuro, no? Esatto. È il profondo. Comunque, vi lascio, vi ringrazio per la vostra partecipazione stasera e vorrei ringrazio soprattutto a lui che ci ha illuminato di tante cose, di tante informazioni, tante cose, anche i ragionamenti, i pensieri. E che vorrei dire che il prossimo 15 marzo saremo qui di nuovo con Antonio Dorella, che parlerà del Covid all'epoca del pluralismo. Quindi torniamo un po' sul Covid, ma ci sta, ecco. Vi aspettiamo numerose e grazie tanto a tutti.